Alla fine è 1-1 con Elanga che salva Ragnik, ma United veramente scandaloso per me, una cosa imbarazzante, zero idee, zero gioco ovviamente, caratterialmente ai limiti del ridicolo, una squadra proprio da rifondare che oggi gioca malissimo a centrocampo, per esempio anche con Ndombia, surclassa Pogba in difesa, Lindelof ne combina altre su altre, su quella fascia comunque Manchester pochissima roba, ma Manchester che alla fine strappa un buon pareggio e che ora clamorosamente parte anche favorito al ritorno. Però prima di parlarne è fondamentale, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella, lasciate like e poi scrivete qui sotto anche qual è il vostro parere. Detto ciò, buon Atletico che gioca bene, che comunque si difende e riparte, però si chiude bene e concede poco. Se uno guarda le statistiche dice pari giusto, ma pari giusto manco per niente, partita che di fatto l'Atletico gestisce benissimo, Manchester che ci prova un po' a ripartire, a giocare, ma nel primo tempo non fa niente. Ronaldo fa un tiro da 30 metri senza pretese che comunque si spegne così a due all'ora sul fondo, per il resto niente. Nel secondo Manchester leggermente meglio, che comunque si spinge un po' più in là, però poca roba, segna grazie ad un errore clamoroso per me dell'Atletico in difesa. Reinildo sbaglia un po' i tempi dell'uscita, recupero palla veloce, Fernandes manda in profondità Elanga che fa 1-1, ma comunque Manchester che gioca malissimo subito. Grande Atletico, partenza sprint, gol di João Félix al centro di tante polemiche, oggi scende in campo e gioca benissimo, veramente molto bene. Cross in mezzo di Renan Lodi che ho già fatto una gara per me veramente pazzesca su quella fascia. Lindelof ha fatto ballare il tango, ha giocato da Dio, ha fatto un gran cross per appunto la testa, la capoccia di Felix che fa un gran gol. Comunque 1-0 meritato già dopo 5 minuti. Atletico che scende in campo bene, Manchester di fatto ancora nel tunnel, che non scende in campo, che non gioca, che non c'è proprio con la testa. Atletico che comunque continua, anche se in maniera più timida, giustamente ad attaccare, ma Manchester che non fa niente, che difende e basta. E comunque Atletico che va ad un passo dal 2-0 a fine primo tempo, colpo di testa, deviazione, quasi autogol di Lindelof, che però per sua fortuna alla fine la manda sul palo e non in rete. Ma Lindelof su quella fascia, esperimento tattico di Ragnik, fallitissimo. Tu non puoi mettere Lindelof, che già è lento, che già è scarso tecnicamente, a contrastare Renan Lodi o comunque João Félix, sbagliatissima come mossa. Anche lì in difesa i centrali non è che siano meglio, Varane ha giocato per me male, Maguire non ne parliamo, a centrocampo con Ndombia un mostro, un gigante che veramente giganteggia su Pogba, Pogba negativo anche oggi, non ha fatto bene, pure se per me rimane un signor centrocampista, però oggi con Ndombia è sembrato quasi di un'altra categoria. Nel secondo tempo appunto Manchester che attacca un po' di più e che alla fine trova il gol del pareggio. Ora il Ciolo recrimina molto perché poteva anche nel finale Griezmann con la traversa, Griezmann subentrato, tanta roba, è entrato bene in campo, ha preso quella traversa. Comunque il Ciolo poteva vincerla, anzi quasi era questa una gara per come si era messa da vincere, se non 2-0, se non 3-1 con due reti di scarto, quantomeno da vincere e basta un 2-1, perché alla fine l'Atletico, anche se il possesso, penso, suppongo, ma quasi sicuramente è così, non ho viste le statistiche, ma penso di sì. Comunque il possesso dovrebbe essere tutto quanto per il Manchester. L'Atletico ha giocato molto meglio, ha dominato, o comunque ha imposto la sua idea di calcio. Atletico che gioca comunque molto meglio, che gioca a calcio, un calcio non spettacolare, ma un calcio concreto. Manchester senza idee, che non gioca, Manchester che fa un po' come capita, un po' all'oratorio, non ha delle idee. Manchester veramente in confusione, nel caos più totale tatticamente, ma anche tecnicamente, 3.000 errori. Comunque ora il Ciolo non parte per me favorito ad Old Trafford. Il Manchester, un Manchester orrendo, parte più avanti perché hai comunque dalla tua i tifosi, giochi là, quindi per me sì, sulla carta parti avanti, parti favorito, ma il Manchester visto oggi è una squadra imbarazzante, che poi in Premier non è così, giocano meglio. Al contrario l'Atletico in Liga fatica parecchio, però oggi per me senza dubbio l'Atletico meritava come minimo minimo il 2-1. E per voi mi raccomando scrivetelo qui sotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate pure un bel pollice in su. E poi domanda secca: CR7 punirà ancora Simeone esattamente come con la Juve o con Real ancora prima? Scrivetelo. Ciao ciao!